L'abbiamo prima chiesto adesso a Scandello, quel gol sembrava veramente il gol della vittoria anche perché Pisa in realtà poi dopo, soprattutto nel secondo tempo, non ci ha messo in grandissime difficoltà, anche se ha spinto un po' dopo il gol, ma ha trovato quel gol di Masucci, quindi è comunque una vittoria sfumata che fa più rabbia e delusione. Sì, sicuramente la vittoria ci garantiva almeno i play-out, che a come eravamo messi secondo me è già un traguardo importante, però dobbiamo resettare, ormai l'arbitro ha fischiato la fine, dobbiamo andare a Palermo a fare una grande partita, a fare punti, e in questa stagione non ci è stato regalato niente, anzi, e quindi andiamo a Palermo come siamo scesi in campo oggi, determinati, come stiamo facendo da un mese a questa parte, perché posso dirlo da capitano, e il gruppo si è compattato, abbiamo tirato fuori qualcosa in più tutti, e si vede la voglia di arrivare a un obiettivo comune, e si vede la voglia di fare questa impresa, perché da un mese fa eravamo spacciati, già retrocessi, e andarci a giocare già a Palermo e comunque dipendere solo da noi stessi è già un risultato importante. Naturalmente se vincevamo era tutta un'altra storia, però ormai è passato e io da capitano di questa squadra posso essere solo che orgoglioso dei miei compagni, perché onestamente eravamo dopo Ascoli, nessuno si aspettava questa rimonta, siamo lì a giocarcela, sono contento, gli faccio i complimenti e sono convinto al 100% che portiamo a casa questa salvezza. Mi diceva un dettaglio che forse era sfuggito, ma a me no, quel bacio alla maglia subito dopo il gol, cosa c'è dentro? È una storia che parte da molto lontano quella lì. Ma intanto se i numeri non posso anche sbagliare, mi sembra che oggi ho fatto la 100ª partita da capitano del Brescia e per me è un onore, un orgoglio, ma non devo dire ormai più quello che provo per questa maglia, perché ormai è la mia seconda pelle e me la sento addosso e voglio portare a casa a tutti i costi questo risultato, perché retrocedere da capitano per me non esiste, non esiste proprio e non può esistere. Ci sono tanti ragazzi come me che veramente tengono a questa maglia, tengono veramente a questa squadra e noi sono convinto, come ho detto prima, al 100% che portiamo a casa questo risultato. Dopo il gol c'è stato quel tuo cross sul quale è stato un po' bravo anche Nicolas, io che anche non ci è arrivato, che poteva essere l'episodio che uccideva la partita, no? Sì, l'inerzia era tutta dalla nostra parte. E potevamo chiuderla, ma la Serie B è difficile, loro iniziano a mettere giocatori importanti e iniziano a buttare la palla là, non è facile, però la squadra si è compattata, si è unita, abbiamo preso un gol incredibile perché ha fatto di testa un gran gol in girata e nonostante tutto siamo stati lì fino all'ultimo secondo a provare a vincere la partita. Non ci è girato l'episodio, come purtroppo questa stagione ci è girato poco, e l'episodio ce lo facciamo girare sicuramente noi e andiamo a Palermo a fare una grande partita, a prenderci i punti. Sai che a Palermo ci saranno 40.000 persone. Sì, sarà un ambiente infuocato, perché sarà pieno, ma noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, è normale, come noi quando qua attacchiamo sotto la curva ti dà quella spinta in più, ti aiuta. Allora aiuteranno, ma penso che questo gruppo e questi ragazzi sono capaci di tutto, siamo capaci di andare là a far noi la partita e vincere i duelli e non ci tireremo sicuramente indietro, anzi dobbiamo per forza andare là a far punti e dobbiamo andarci a prenderci questi play out e poi ce la giochiamo alla grande. Ti volevo dire, chiaro che da capitano è normale, ma che se non lo fossi dire che il gruppo è questo e questo deve portare all'obiettivo. È un dato di fatto che comunque ci sono mancati un sacco di ragazzi, sacrifici nel momento cruciale. Sì, sicuramente paghiamo magari anche l'assenza di Andrea Cistana, che ha giocato solo alla fine. E quelli che sono mancati. Quelli adesso. Che sono tutti mancati adesso. È una stagione difficile, come ho detto prima, non ci ha regalato niente nessuno, non ci regalerà niente nessuno da qui alla fine. E dobbiamo essere bravi noi a reagire, il gruppo l'ha già fatto, l'ha già dimostrato e lo dimostrerà Palermo.
Grazie.